video che avete appena visto del Papa Bergoglio si riferisce alla messa della domenica di Pasqua. Come avete potuto vedere, sull'ostia c'è un simbolo che rappresenta un triangolo con cinque segnetti al suo interno. Ora, il triangolo può avere due significati. Uno rappresenta la piramide, un simbolo caro al nuovo ordine mondiale ed alla massoneria. Chissà poi perché tutti questi riferimenti all'Egitto, poi li spiegheremo: piramidi, obelisco, occhio di Horus, eccetera. L'altro invece può rappresentare la Trinità. Allora, quale di questi due simboli rappresenta questo in particolare, che è la prima volta che si vede e viene usato in un'ostia? Innanzitutto, l'ostia è un simbolo solare che rappresenta proprio il sole. Pasqua rappresenta la resurrezione, vedremo di chi, non di Gesù. Il fatto che all'interno ci siano cinque segnetti ci fa propendere per il fatto che si tratti di un segnale legato al nuovo ordine mondiale. Perché? Perché quei cinque segnetti all'interno del triangolo rappresentano i cinque continenti. Abbiamo in alto il primo segnetto al vertice della piramide che rappresenta l'America, sotto Europa e Asia, sotto ancora Africa ed Oceania. Se voi vi ricordate, a ottobre, intorno al 20 ottobre mi sembra, fu messa la statua di Moloch all'entrata del Colosseo. Bene, Moloch e Baal rappresenta proprio quel dio che morì per risorgere dopo 3 giorni ed è il dio dei cristiani. Dopo che fu messo Moloch, tra l'altro dio divoratore dei bambini, quindi legato a tutta la storia di Bibbiano, legato a riti iniziatici satanici della massoneria, eccetera eccetera. Dopo che fu messo Moloch all'entrata del Colosseo, ci furono i giochi militari a Wuhan, proprio dove andarono i militari degli Stati Uniti. Dopodiché si sviluppò l'epidemia in Cina e da lì la pandemia a cui stiamo assistendo ancora oggi. Ora non è che io qui voglio discutere su questa pandemia, sul Covid, ma casomai sugli effetti che questo provocherà quando si decreterà la fine di questa pandemia, ovvero un collasso economico a livello globale che costringerà per forza di cose gli stati a ricorrere a prestiti da parte di chi ha in mano il controllo della stampa del denaro, che sono dei banchieri che si sono coalizzati in SPA private controllando tutte le banche centrali grazie al tradimento dei politici che hanno ceduto la sovranità degli stati a questa struttura sovranazionale. La BCE, ad esempio, è una SPA privata dove all'interno ci sono le varie banche centrali come Banca d'Italia che ne detiene una quota, ma la stessa Banca d'Italia non è in mano. Non è un ente di diritto pubblico, ma è una SPA privata dal 1992, mentre prima poteva comprare poi i titoli di Stato, oggi non può più farlo, questo dal 1981. Per cui alla fine di questa pandemia, tutte le persone che hanno avuto difficoltà economiche, che non si sono viste sospendere, anzi non sospendere, annullare tasse, bollette, eccetera, cosa che si sarebbe potuto fare nel caso non avessimo una sovranità monetaria, saranno costrette a chiedere a prestito alle banche del denaro creato dal nulla che creerà un ulteriore debito dei popoli verso questi banchieri. Ma torniamo un attimo su questo disco solare e su quel segnale, perché se Moloch è stato dato via a questa operazione, poi tirar su quell'ostia, cosa che poi nessuno ha fatto caso, con quel segno particolare,
legato al nuovo ordine mondiale e al controllo di tutti e cinque i continenti da parte di questi, di questa struttura, spieghiamo un attimo che cosa rappresenta l'ostia. L'ostia è un segno solare e la Pasqua è la risurrezione. Ora, nelle nostre scoperte che abbiamo pubblicato nei libri Codex Yahweh e la famiglia di Yahweh, che cosa abbiamo scoperto? Innanzitutto il Dio dei cristiani è il Dio Baal. Poi abbiamo Yahweh che è il Dio degli ebrei, il padre di questi due personaggi, sto dando i nomi deificati di questi personaggi perché abbiamo svelato chi erano veramente questi personaggi. Era il dio egizio Set, alias Cush, figlio di Cam, figlio di Noè, su cui dio dell'Islam. Cosa è avvenuto? Facciamo un passo indietro nella storia e arriviamo a circa il 3000 anni prima di Cristo, che cadde una cometa, la cometa Barker, sull'Oceano Indiano. Questa cometa sollevò onde di tsunami alte oltre 200 metri, devastando l'intera civiltà e uccidendo oltre l'80% della popolazione mondiale. Bene, i figli di Noè fecero ripartire questa civiltà. In particolare, il Cam andò in Egitto e fu deificato come il dio egizio Amon e conosciuto, molti lo conosceranno come personaggio perché ci hanno fatto i film, il famoso re Scorpione che ritroviamo con la mazza in mano, tipica di questi guerrieri Kurgan, in quanto Noè era il decimo re della lista reale sumerica. E discendente di Adamo, che era Alulim, primo re della lista reale sumerica, abbiamo portato le prove che tutti questi personaggi, famosi Anunnaki Elohim della Bibbia, erano dei guerrieri Kurgan che distrussero la cultura della vecchia Europa, la società di Vinci, la società egualitaria, che vivevano senza religioni, guerre e senza nessun tipo di potere discriminante, dove all'interno di questa collettività i beni che si producevano venivano distribuiti in maniera equanime. Bene, Cam ebbe quattro figli, parliamo sempre con i nomi deificati di questi personaggi, quindi Cam, Amon, Re Scorpione, ebbe quattro figli, Iside, che sposò Osiride, e Set, che sposò la dea egizia Nefti. Cosa successe? Che Osiride, dopo aver unificato con il nome di Faraone Narmer Alto e Basso Egitto, che cosa lui o suo figlio Mizraim, che cosa fece? Ce lo dice Plutarco, si ubriacò ed ebbe rapporti sessuali con sua sorella che sposò suo fratello Set. A questo punto ci fu una vendetta da parte di Sette che uccise Osiride smembrandone il corpo in più parti. Il figlio di Osiride di Sette, ovvero Horus, ricordatevi tutti i collegamenti poi con l'occhio di Horus, la piramide, tutta la simbologia egizia del Vaticano, della massoneria, eccetera, del nuovo ordine mondiale. Beh, e tale padre, tale figlio, anche Horus si trombò la zia Nefti, quindi la moglie di Set. A questo punto ci fu la guerra un'altra volta tra Set e suo nipote Horus, guerra che andò avanti per un lungo tempo fino a che si riunirono i parenti di questi personaggi e decisero di dare la regalità ad Horus. Set a questo punto, con i suoi figli e con Nefti, tornò in Mesopotamia, dalle zone da dove venivano, e lì cambieranno nome. Abbiamo ricostruito tutta la storia. La cara Nefti diventerà la famosa regina Semiramide e alla morte di Sette che cosa fece? Sposò il suo secondogenito che era Baal. Stiamo dando sempre i nomi deificati di questi personaggi. Baal fondò proprio il primo impero, ma oltre a fondare il primo impero, quindi stiamo parlando proprio dei grandi costruttori, Haplogruppo R1B, fu colui che costruì anche la famosa torre di Babele. Ci ritroviamo nella Bibbia con Yahweh che distrusse la torre di Babele. Yahweh, abbiamo identificato il personaggio, chi era, personaggio realmente esistito ed umano, e quindi cercò di attaccare suo fratello Baal e si scatenò la guerra tra i due. La cara Nefti, dopo aver tradito il marito con Osiride e poi con suo nipote Horus,
aveva sposato Baal. Quando ci fu la guerra tra i due fratelli, Yahweh e Baal, evidentemente ebbe paura che Yahweh riuscisse a vincere questa guerra, sposò anche il suo ultimo figlio, Yahweh, il famoso dio della Bibbia che oggi si vuole far passare come un alieno, ma che tale non era. E rimase, abbiamo trovato proprio i passi dove Semiramide Nefte rimase incinta da parte di Yahweh. Baal, quando scoppiò la guerra con suo fratello Yahweh, uccise Yahweh e diamo la descrizione di come avvenne la morte della battaglia tra i due. Dopodiché intervenne Mot, dio della morte, Anubi in Egitto, è lo stesso personaggio che era il figlio nato dall'adulterio di Osiride con Nefti Semiramide. E questo Mot Anubi uccise a sua volta Baal, smembrandone il corpo in più parti. Dopo che Baal morì, Semiramide partorì il figlio che aspettava da Yahweh dopo 3 giorni. E quando nacque il figlio di Yahweh e di sua madre, Semiramide o Nefti, lei disse che questo figlio, nato tra madre e figlio, il dio della Bibbia, era il dio sole Baal che era risorto. Da qui abbiamo tutta la storia della resurrezione, dei 3 giorni della resurrezione, la festività della Pasqua, che non è la resurrezione di Gesù. Un Gesù mai morto, che fu portato via, fu visto poi allontanarsi dal Vangelo di Pietro, portato sotto il braccio da Giuseppe d'Arimatea e da Pietro, ma essendo discendente da parte di questi personaggi, cercheranno di, ed essendo tra l'altro adoratore di Baal Moloch, cercheranno di sovrapporre questa storia proprio in Gesù. Un Gesù che attaccò addirittura gli ebrei dicendogli: voi siete gli adoratori di Satana e del diavolo, perché adoravano il dio Yahweh invece che il dio Baal. Giosia, intorno al 629, uccise tutti i sacerdoti adoratori del dio Baal e impose il monoteismo solo sul dio Yahweh, ma prima erano adorati tutti gli dei. Tutti questi personaggi sono stati deificati in Egitto, in Mesopotamia, in tutte le parti del mondo, e cambieranno solamente nome. Loghi, ad esempio, è Yahweh, lo conoscete tutti quanti nei miti, ci hanno fatto addirittura i film nella Marvel. Thor era il figlio proprio di Yahweh e di Semiramide. Cambieranno nome a secondo del luogo dove andranno. Queste sono le 3 religioni monoteistiche: cristianesimo, Islam e ebraismo, nate da personaggi realmente esistiti e di discendenza oltretutto cainita da parte del fratricida Caino. Lo stesso Gesù poi discende da questi personaggi, ma questo hanno falsificato anche le genealogie con quella dei Setiti per non far vedere che discendevano da un assassino fratricida. Beh, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Loro sono alla fase finale di questa dittatura. Caro Bergoglio, ti sei fatto svelare prima con Moloch all'entrata del Colosseo, che è sotto la giurisdizione del Vaticano, adesso con questo simbolo che hai messo sull'ostia solare a Pasqua, cercando di far capire che ormai siete alla fase finale di un progetto che è vincente da parte del nuovo ordine mondiale. Spero che condividerete tutti questo video, perché queste persone vanno assolutamente fermate adesso. Domani sarà troppo tardi, avremo perso la nostra libertà e i nostri figli dovranno probabilmente versare il loro sangue per potersi liberare da questa dittatura atavica e millenaria da parte dei discendenti di questi assassini guerrafondai che iniziarono il loro dominio su tutti i popoli attraverso i guerrieri Kurgan. Grazie a tutti, vi chiedo di condividere.